Tu sei speciale. In questa pagina di Vangelo Gesù ci ricorda che siamo figli di Dio, siamo figli della resurrezione. In noi è inscritto un progetto di felicità. Nessuno di noi può essere considerato uno scarto, un errore, e non c'è vita che non valga la pena di essere vissuta. Dal Vangelo secondo Luca. Si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione e gli posero questa domanda. I sadducei riconoscono che tutto inizia e finisce con la morte della persona. Maestro, Mosè ci ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'è qui un'attenzione alla discendenza, all'avere figli, e non c'è altro scopo che questo. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Ci troviamo in una storia di fallimenti. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla resurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? È interessante notare che la donna non ha nessuna voce in capitolo. Viene considerato un oggetto. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della resurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della resurrezione, sono figli di Dio. Gesù ci ricorda che la vita futura non è una continuazione di quella presente. Entreremo nella vita vera. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. In Dio c'è vita e in Lui c'è pienezza dei viventi. Contro chi negava la resurrezione, Gesù sottolinea che ogni aspetto della nostra vita trova senso e pienezza in Dio. Ad una vita fatta apparentemente di fallimenti, Dio ricorda che in Dio non c'è vita che non valga la pena di essere vissuta. Nessuno di noi è un oggetto. In un mondo fatto di merci rischiamo di diventare oggetti. La vita futura, che non è continuazione della vita presente, sta a ricordarci che dentro di noi portiamo un seme di eternità. Tu sei fatto per realizzare la piena felicità. Nessuno viene escluso dal piano di Dio. Anche l'ultimo degli uomini ha uno spazio. Dio è Dio dei viventi. In Lui tutto ciò che senti essere fallito trova una nuova vita. Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Per il libretto di avvento trovi il link in descrizione. A domani!